Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un nuovo video dedicato ai Sims e stavolta torniamo a giocare con la nostra Luna Price, che al momento si trova a Sulani. L'ultima puntata dedicata a questa serie è ormai uscita da diverse settimane. Ve la lascio magari linkata qui nelle schede se volete andare a vedere quello che è successo in quella puntata. E ho deciso di riprendere questa serie nel frattempo andiamo da Luna Price. Ed eccoci qua, tra l'altro sono le 8 di sera, lei è ancora in spiaggia. La facciamo un attimo venire qui, vai qui e nel frattempo, vi stavo dicendo, ho deciso di riprendere questa serie e di portare su YouTube soltanto, appunto soltanto questa serie, perché innanzitutto io mi stavo un po' incasinando a portare due serie nello stesso periodo sul canale e poi non riuscivo ad essere costante con entrambe le serie. Quindi ho pensato di continuare a giocare con lei, perché comunque siamo soltanto all'inizio della nostra serie, ed è sicuramente più bello sia per voi vedere una serie e non più di una nello stesso periodo, perché altrimenti poi si crea soltanto confusione, ed anche per me, così in questo modo riesco a portare almeno, spero, un video a settimana dedicato a The Sims e quindi dedicato a questa serie. Detto questo, sono ormai quasi le 9:30 di sera, quindi io la manderei a casa e poi la mettiamo a letto e le diamo qualcosa da mangiare perché ha decisamente fame. Ed eccoci qua, arrivati a casa. Allora, direi innanzitutto di cambiarti d'abito, quindi abiti, cambi abito e mettiamo il look del giorno. Questa è la sua casa, l'abbiamo vista l'altra volta e tra l'altro lei ha fame, quindi diamole qualcosa da mangiare, facciamo... vediamo se c'è qualcosa, no, non c'è niente in frigorifero, quindi cucina e prepariamo dei maccheroni al formaggio. La cosa più facile da fare. E comunque dicevo, vi ho già fatto vedere un po' il suo appartamento, che non è molto nel mio stile. Sapete che io preferisco uno stile di arredamento un po' diverso da questo, ma col tempo, magari già in questa puntata, andrò a sistemare qualcosina. Intanto la facciamo cenare, poveretta, perché è davvero tardi. E poi ha bisogno di un bel bagno, decisamente. Fatemi sapere se vi piacerebbe l'idea di togliere completamente i bisogni, nel senso, mi spiego meglio, di attivare la barra dei bisogni al massimo, così in questo modo posso seguirla con tutte le altre cose senza stare ogni volta a vedere se ha bisogno di mangiare, di andare a dormire, di lavarsi, eccetera, o se preferite il gioco reale e quindi seguire anche queste cose. Io solitamente quando gioco a The Sims preferisco seguirla in tutte le cose per rendere il gioco ancora più reale, però se preferite vedere sul canale, insomma, un gioco più fluido e quindi non seguirla costantemente in queste attività, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e in questo caso nel prossimo episodio andrò ad attivare questo trucchettino. Detto questo, io la farei venire a letto, quindi dormi, perché domani è un altro giorno. La sua carriera attualmente non ha ancora un lavoro, me ne ero dimenticata. Non sta ancora lavorando, ha ancora qualche soldino da parte, quindi al momento per questo episodio restiamo così, insomma, senza un lavoro. Però lei vuole diventare una celebrità di fama mondiale, quindi deve diventare una celebrità a 2 stelle, esegue interazioni che portano sì a diventare più famoso e deve acquistare un vantaggio della fama. Io direi sono le 7 del mattino. Perfetto, quindi pubblichiamo magari qualcosa su Instagram, magari una stories del buongiorno. Ok. Ok, al momento ha 48 seguaci. Adesso la facciamo venire in cucina, mangiamo qualcosa, anzi, fai colazione e facciamo una macedonia di frutta e poi la voglio portare di nuovo a Sulani e vi spiego perché.
Perché voglio comunque vedere sempre insieme a voi come stavo facendo nella miniserie questa nuova espansione che è quella che mi sta prendendo tantissimo. E per farvi vedere tutto nel dettaglio ho creato un'altra sim che si trova proprio su Lani, vive lì e quindi adesso andiamo a conoscerla dopo che ha fatto colazione. Attenzione, le sue abilità non sono al massimo, credo, perché è tutto a livello 1 tranne la cucina, quindi ci sono un po' di cose da fare. Brava. Perfetto, acceleriamo un po'. Ok. Poi, lei dove sta andando? Intanto che lei guarda un attimo la televisione, direi di sistemare qualcosina di questa casetta. E come prima cosa io andrei a cambiare il pavimento e mettiamo, vediamo un po', mettiamo questo. Anche all'ingresso e anche in camera da letto, mentre invece in bagno mettiamo tipo questo qua. Perfetto. Una volta fatto il pavimento, direi di passare alle pareti e mettiamo, vediamo un po'. Comunque faccio le cose con calma, non farò tutto in questa puntata. Potremmo mettere magari questo qui. Sì, non è affatto male. E lo mettiamo anche in questa prima parte, quindi anche qui dove poi ci sarà la TV. Per il resto della casa direi di mettere, magari facciamolo così, bianco. Devo anche tenere sotto controllo i soldi, ma in realtà in questo caso me ne stanno salendo perché queste pareti costano meno rispetto a quelle che c'erano. Così la casa è decisamente più luminosa. In bagno, quello che c'è, devo dire che mi piace, quindi lo lasciamo così. In camera da letto mettiamo un altro colore, questo stile tipo muretto, un po' come abbiamo fatto in sala da pranzo, in salotto. E invece nel resto della stanza io andrei con un colore pastello, come ad esempio questo verde acqua, che è bellissimo. Anzi, facciamola tutta verde acqua. Voilà, perfetto. Poi un'altra cosa che andiamo a modificare adesso sono sicuramente le porte. Quindi vediamo. Allora io direi di farle o bianche, perché comunque queste finestre non mi piacciono, però non mi piacciono di questo colore troppo scuro. Oppure anche così non sono male. Però no, stiamo sul bianco, che risaltano sicuramente di più. Cambiamo anche il colore delle porte a questo punto e andiamo sempre sul bianco. Voilà, perfetto, l'ingresso lo facciamo così, anche se in realtà a me l'ingresso così non mi piace, quindi io andrei a togliere, facciamo una cosa open space tutto aperto, magari lasciamo giusto il muretto così, vediamo se ci sta bene, se ha senso più che altro. Sì, potremmo anche lasciarlo per il resto, però tutto aperto così. Mi sono dimenticata di colorare anche il muretto, quindi rimediamo subito. Ok, così mi piace decisamente di più. Al momento lasciamo così, poi con calma penseremo anche al resto. Ma per caso mi sono dimenticata di colorare questa parete? Sì, mi sono decisamente dimenticata. Voilà. Abbiamo sistemato questa prima parte. Fuori invece la casa, vediamo com'è. Allora, fuori cambierei il colore sempre delle pareti o in pietra di questo tipo, che non è male. Sì, mi piace, la lascio così e vado a togliere questo muretto perché sinceramente non ne capisco l'utilità e quindi lo togliamo. Al momento il recinto lo potremmo anche lasciare così. Sì, potrebbe anche restare tranquillamente così. Lo portiamo fino al muro e siamo a posto. Perfetto, io direi che al momento lasciamo tutto così. Ho dimenticato questa porta. Ok, fatto questo, sì, direi che
che può andare. Poi con il tempo andiamo sicuramente a sistemare anche i mobili, aggiungiamo qualche decorazione perché comunque la casa è un po' spoglia, anche la cucina è molto grande, quindi sicuramente andremo a modificare qualcosina, ma per oggi può bastare. Ci sta chiamando Vanessa perché vuole passare del tempo insieme. Ok, facciamola venire un attimo e dopo andiamo a Sulani, prima nel primo pomeriggio. Eccola qui, è già praticamente arrivata, quindi... Vai qui. No, ok, però, ma scusa, è entrata Vanessa e non l'hai neanche salutata. Facciamo allora, parliamo del tempo soleggiato. Bene, poi facciamo. Le facciamo chiacchierare giusto un momento, rallegra. Conversazione profonda e poi facciamo condividi le idee. Lei, se non ricordo male, è tipo una debuttante illustre, esatto, quindi sicuramente ci potrà aiutare nella nostra futura carriera. Impara a conoscere. Niente, questa se n'è andata in bagno. Ok, allora direi a questo punto di andare a Sulani. E la mando subito a conoscere la nuova sim che è approdata su quest'isola, che però al momento non si trova qui, ma è nella spiaggia di Sulani, quindi si trova qui. È una sim che ho creato, che ho inserito all'interno di questo quartiere, quindi sicuramente poi giocheremo anche con lei. E questa sim si chiama Alissa e appunto si trova qua, quindi andiamo subito a trovarla. Andiamo da sole. Ed eccoci qua. Allora, innanzitutto vediamo se è qui o se n'è andata, perché non mi pare di vederla. Infatti non c'è. Quindi poi dobbiamo sicuramente andare a casa sua perché non è qui. Perché non è nessuna di queste e non la vedo in mare e quindi mi sa proprio che non c'è più. Qui abbiamo delle sim, ma non sono quella che stiamo cercando, non è neanche lei, però intanto facciamo delle conoscenze visto che siamo qua, quindi facciamo una presentazione amichevole e poi già che siamo qui a Sulani direi che è d'obbligo aggiungere una storia. Allora, dopo questo punto direi che possiamo andare a casa di questa ragazza sperando di trovarla appunto in casa. Presentiamoci un po' tutte, già che ci siamo, noi la conosciamo già. Ok, conosciamo già tutte molto bene, quindi poi ci presentiamo anche a lei con una presentazione divertente. Parla del tempo soleggiato. Sussurra sulle celebrità. Possiamo parlare di una celebrità in particolare, quindi proviamo a parlare di Judith, vediamo un po' cosa succede, cosa dicono. Comunque, intanto che loro chiacchierano, voglio assicurarmi che lei non ci sia, ma no, non c'è. Ci sono un po' di persone, un po' di sim, ma manca proprio quella che noi stiamo cercando, quindi niente. Finita questa chiacchierata, nel frattempo si è accovacciata con le altre ragazze. Un bel selfie, molto bene. Comunque io Luna l'adoro, cioè mi piace tantissimo. Esercitati a cantare per la fama. Ok, vediamo. La migliore immagine di sempre. Perfetto. Ah, qua stanno spettegolando sulla celebrità. Ok. Che furbetta che sono. Molto bene, sta canticchiando. Detto questo, che ore sono? Sono le 2 del pomeriggio, quindi proviamo a mandarla nell'appartamento e vediamo, speriamo di incontrare la nostra Alissa, perché è così che si chiama. Quindi andiamo. Dopo, ovviamente, ve la faccio conoscere. Non capisco però perché risulta ancora qui, ma in realtà non è qui. Però
proviamo. Ok, forse credo di aver capito perché. Perché stavo selezionando la spiaggia sbagliata. Infatti, eccola qua e sta arrivando. Vediamo se ora ci risponde perché in realtà è qui. No, ma sta facendo una cosa. Entra pure, ok, sì, ma non puoi venire qui, scusa, facciamo così. Non voglio che va in acqua adesso lei, quindi facciamo chiama da te, vediamo se arriva. No, non ci sta considerando. E quindi vediamo se arriva. Sì, finalmente ci sta considerando. Ok, quindi facciamo una bella presentazione amichevole. Come cammina tra l'altro Alissa? Eccole qua. Tra l'altro sto notando adesso che si assomigliano molto in realtà come colori. Però c'è qualcosa che hanno di diverso e poi lo scopriamo. Proviamo a chiedergli qualcosa. Allora, parliamo della temperatura calda, poi facciamo chiedi della carriera, vediamo un po' cosa ci dice. Dopo sicuramente ve la faccio conoscere meglio anche lei con tutti i suoi look. Luna ha appreso che Alissa è disoccupata, quindi sono due disoccupate in questo momento. Ok. Poi, già che siamo qua, facciamo un'altra stories. Niente, lei se ne sta andando. Alt. Facciamo così allora. Dov'è? Dove è andata? Voi vi chiederete perché lei entra continuamente in mare. Lei entra continuamente in mare perché è una sirena. Esatto, ho finalmente deciso di creare una sim sirena. Intanto chiamiamola un attimo da noi, che se ne sta andando ancora, impara a conoscere. Smetti di fare il castello di sabbia, ok? È appunto una sirena e quindi ha costantemente bisogno di entrare in acqua, cosa che sta facendo ripetutamente anche adesso, nonostante noi siamo qui a casa sua a conoscerla. E nel prossimo episodio vi faccio vedere comunque tutti i suoi look, vi faccio vedere il suo appartamento e vediamo poi quello che fa da sirena. Però loro sicuramente diventeranno delle grandi amiche. Nel frattempo c'è la nostra Luna che deve andare in bagno, poverina, e direi che non è il caso di farla imbarazzare al primo incontro con la sua nuova amica, quindi mandiamola in bagno, poveretta. E poi direi di chiudere qui l'episodio. Se vi interessa potete scaricare Alissa perché l'ho condivisa nella galleria, dopo vi faccio vedere. Intanto lei è in bagno, quindi vi faccio vedere subito. Su The Sims mi chiamo GiadaFra91 perché molto spesso me lo chiedete per poter scaricare i contenuti che condivido, quindi questo è il mio nickname e appunto potete scaricare se vi piace questa sim perché la trovate nella galleria. Fatemi sapere se vi piacerebbe scaricare anche Luna, in caso condivido anche lei. Detto questo, i look comunque di no, guardate qua Mark e Jessica quanto erano belli con il piccolo Tommy. Questa è stata la mia prima serie su The Sims, che tra l'altro ha avuto un grandissimo successo. Mi spiace un po' averla conclusa, però è raggiunto il momento. Detto questo, non mi dilungo più in chiacchiere. Vi stavo dicendo che nel prossimo episodio vedremo tutti i look di Alissa. Il suo appartamento, in realtà, lo stiamo già vedendo adesso. Lei abita qui sulla spiaggia. E questo è un lotto che era già presente all'interno di questo quartiere. Però, come ho fatto con Luna, sicuramente anche per Alissa andremo a sistemare il suo appartamento. Faremo delle modifiche con calma nelle prossime puntate. Nel frattempo ho notato che loro sono qui in mare, stanno chiacchierando, o meglio, stanno nuotando. Spruzza, facciamola insomma divertire un po'. E ho notato che Alissa non si è trasformata in una sirena, quindi meglio perché al momento la nostra Luna non lo deve scoprire, lo scoprirà più avanti. Detto questo, comunque spero che questa nuova puntata vi sia piaciuta. Spolliciate se volete continuare a vedere la serie, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo episodio. Ciao!